Allora, stiamo presentando il Navident. Questa slide parla di implantoprotesi 3D e quindi il concetto è quello della, appunto, della chirurgia protesicamente guidata. Il Navident lavora in questo alveo, quello della chirurgia implantoprotesica. C'è il concetto però di prendere il controllo dalla chirurgia computer guidata statica alla computer guidata dinamica. Prendere il controllo perché nel momento stesso che io lavoro con una guida chirurgica, io che viene prodotta da un terzo, esso sia azienda o laboratorio, io non ho il controllo della qualità di questo manufatto. E se lavoro seguendo un protocollo flapless, il protocollo appunto non mi permette di visualizzare quello che io sto facendo nell'ambito anatomico. Quindi il concetto è legato alla fiducia che io ho nei confronti del mio fornitore, che è una fiducia che chiaramente è costruita nel tempo, è costruita sulla base delle evidenze e che mi mette in condizione di affidarmi, di fidarmi del mio fornitore. Ecco, con il Navident invece il clinico prende il controllo perché è in grado di verificare in prima persona sia la precisione del sistema che il risultato chirurgico e poi successivamente protesico sul paziente. Ecco perché noi parliamo appunto di prendere il controllo dalla computer guidata statica alla computer guidata dinamica. Gli argomenti che noi trattiamo sono questi, quindi siccome parliamo di chirurgia implantoprotesica, vogliamo appunto fare un cenno della storia della chirurgia guidata statica, vorremmo mettere in evidenza il paradosso che attualmente viviamo legato a questa tipologia di chirurgia, che in qualche modo ci aiuterà poi a presentare Claronav, l'azienda canadese madre del Navident e quindi il Navident, e quindi di presentare poi il flusso di lavoro legato, il nuovo flusso di lavoro legato al Navident. Allora, parlare di chirurgia significa parlare del dottor Scott Ganza, che vedete rappresentato da questa immagine, ed è il protesista, in quanto il dottor Ganza non è un chirurgo ma è un protesista, che per primo nel 2006 ha parlato di chirurgia protesicamente guidata. E cioè il dottor Ganz ha messo in evidenza come l'obiettivo del paziente sono i denti. Il paziente non è interessato agli impianti, ma è interessato ad un risultato, che è un risultato estetico ed è un risultato funzionale. Quindi questo è l'obiettivo che il clinico deve raggiungere, perché questa è l'aspettativa del paziente. Come fare a raggiungere questo risultato partendo però dall'inserimento degli impianti? Bene, questo risultato è possibile attraverso un'operazione di reverse engineering, dove attraverso l'uso di un software CAD ho la possibilità di andare a posizionare della protesi, dei denti, lo vediamo nell'immagine di destra, dove vediamo dei denti, vediamo addirittura un innesto e vediamo l'inserimento degli impianti in una modalità congrua rispetto appunto ai denti che sono stati progettati in questo caso attraverso il software CAD. Questo è il reverse engineering di cui si parlava. E attraverso questa pianificazione poi si arriva alla progettazione della dima chirurgica e dell'immagine che noi abbiamo sulla sinistra, che va a vincolare la posizione degli impianti e quindi l'asse chirurgico di questi impianti secondo una logica protesica. E questa immagine è l'immagine appunto fisica della dima chirurgica, una dima chirurgica in questo caso posizionata su un paziente totalmente dentro e quindi fissata con delle viti di osteosintesi. Per cui, per quale motivo si è arrivati nel tempo a sviluppare e poi in qualche modo a promuovere
una chirurgia protesicamente guidata? Innanzitutto per prevenire l'errore protesico, in quanto in questo caso vediamo l'impianto è stato inserito dal chirurgo magari nel volume d'osso adeguato, ma secondo un asse chirurgico che non è congruo rispetto al profilo estetico di questo paziente. Questo errore protesico ha una sua soluzione da un punto di vista di appunto accessori protesici, la zirconia, la falsa gengiva, ma è evidente che c'è un accumulo di costi per quanto riguarda l'intervento e c'è un risultato che esteticamente sicuramente discutibile. Per cui attraverso la chirurgia protesicamente guidata si mira appunto a evitare questo tipo di errore. Qual è l'altro grande vantaggio della chirurgia protesicamente guidata? È quello di poter posizionare gli impianti secondo una modalità che sia la più possibile dritta, verticale, in modo da rispettare l'emergenza non solo a livello chirurgico ma a livello protesico e garantendo nel caso di posizionamento di più impianti un parallelismo tra gli impianti stessi, come possiamo vedere da questa immagine. Oltre altro vantaggio è quello della chirurgia protesicamente guidata, è sempre stata quella, quindi in questo caso di una chirurgia guidata, di una computer guidata statica, è quella di poter aprire il clinico anche a protocolli di lavoro di tipo flapless, dove è evidente in questo caso la mini invasività rispetto al trattamento classico che prevede lo scollamento del periostio e quindi un'invasività decisamente maggiore con una morbilità e dei tempi di recupero che possiamo immaginare essere più lunghi e più faticosi per il paziente rispetto all'immagine precedente. Però esiste un paradosso. Questo paradosso è stato tra l'altro messo in evidenza da Tardier durante il congresso K-Academy dell'anno scorso a Firenze. Il paradosso consiste proprio nel fatto che nonostante esista una letteratura scientifica che dimostra l'efficacia clinica della chirurgia guidata statica e della sua maggiore precisione rispetto alla chirurgia a mano libera, soltanto l'1% degli implantologi ne fa un uso continuativo, intendendo continuativo un uso appunto legato alla chirurgia, non le 2, 3, le 4 dime all'anno. Perché? Perché questo paradosso? Noi ci siamo posti questa domanda e abbiamo fatto una ricerca che ha coinvolto implantologi a livello internazionale per dare una risposta a questo paradosso. Quali sono le risposte che abbiamo ottenuto? Il costo delle dime, i tempi di consegna delle dime, perché da una parte il costo significa se ho un intervento di un impianto, 1000 euro l'impianto, 500 euro la protesi e ho 200 euro o 250 euro la dima chirurgica, questo va a incidere sull'intervento singolo. Dall'altra parte i tempi di consegna, la dima viene generalmente fornita da un terzo, esso sia appunto azienda o laboratorio, e che necessita dei tempi di consegna perché necessita dei tempi di produzione e dei tempi di spedizione. Questi tempi di consegna magari non sempre coincidono con le esigenze del paziente o con le esigenze dello studio. Il kit chirurgico dedicato. Le dime chirurgiche lavorano con il concetto del master tube, del cilindro che è specifico rispetto alla metodica implantare che viene utilizzata. È evidente in questo senso la necessità di dover utilizzare un kit chirurgico dedicato rispetto alla metodica implantare. Questo aggiunge, oltre che a dei costi a livello di acquisto o di impianti o di hardware, il vincolo di dover utilizzare una metodica implantare piuttosto che un'altra, avendoci a disposizione un kit chirurgico dedicato rispetto a un altro. La curva d'apprendimento, si è parlato appunto di curva, appunto, ma anche in termini di ordine di dima chirurgica, di progettazione, io ho necessità di apprendere a utilizzare un nuovo kit chirurgico, apprendere a fare un nuovo ordine per una dima chirurgica, a gestire eventualmente l'ordine, a gestire le problematiche legate alla produzione di questa dima. Quindi è evidente che c'è una curva d'apprendimento che incide su quella che probabilmente è la risorsa più importante di tutti, che è appunto il fattore tempo.
Il paziente ha poco tempo e vuole anche lui che tutto l'intervento possa avvenire nei tempi più rapidi possibili. Il clinico è bombardato da mille cose e da mille situazioni, quindi anche lui vuole gestire il tutto in tempi molto rapidi. Cosa che appunto, ripeto, motivi e consegne di dime chirurgiche che richiedono comunque dei tempi di produzione e di spedizione, chiaramente ma coincidono con questa esigenza di ridurre i tempi. Ecco, la buona notizia che io voglio condividere con voi è proprio legata al fatto che il Navident è uno strumento che risolve questo problematico. Quindi da una parte è l'evoluzione segue l'evoluzione della chirurgia protesicamente guidata, quindi dell'implanto protesi 3D, ma dall'altra parte affronta e risolve le problematiche specifiche legate alla computer guidata statica. Questo ci permette di presentare l'azienda che è la madre del Navident. Allora, innanzitutto è un'azienda che è stata fondata nel 2001, legata a due personaggi importanti che sono Claudio Gatti e Doronna Dekel. Sono due tecnici di prodotto, sono dei software engineer, uno laureato alla Normale di Pisa, Claudio Gatti, un altro al Tecna di Haifa in Israele, Doronna Dekel. Sono i due personaggi che hanno sviluppato la tecnologia, ma che hanno anche acquisito quelle competenze imprenditoriali legate al fatto che nel 2015 hanno venduto un ramo di azienda a un'azienda americana, Lexmark, e con il ricavato di questa vendita hanno deciso di focalizzare la loro attività sulla chirurgia guidata dinamica. Questa è stata la decisione e la visione di Claudio Gatti e di Doronna Dekel. Quali sono i brand dell'azienda? Innanzitutto il Navident, che coniuga e traduce la chirurgia guidata dinamica nell'ambito odontoiatrico, da cui il nome Navident, ma c'è anche il Navient, che invece coniuga il concetto di chirurgia guidata dinamica nell'ambito ospedaliero, nello specifico otorino, dove I sta per ears, N per nose, T per throat, e la Micron Tracker, che è la base dell'innovazione tecnologica portata appunto all'interno di Claronav da Doronna Dekel e Claudio Gatti. Micron Tracker, che è un sistema molto innovativo che è alla base dei brand Navident e Navient. Questo è il Micron Tracker, lo vediamo nell'immagine di sinistra, ma lo rivediamo come quei due occhi che stanno sotto quella luce bianca nel box quadrato in alto a destra. Questi due occhi sono effettivamente due telecamere, sono in realtà appunto telecamere stereoscopiche, e il principio di funzionamento di queste due telecamere è quello stesso dei due occhi che noi abbiamo. Noi abbiamo una visione 3D perché abbiamo due occhi, se ne avessimo uno come Polifemo avremmo una visione 2D. Avendoci due occhi, noi siamo in grado di acquisire dai due occhi, osservando uno stesso oggetto, non solo la posizione nello spazio di quell'oggetto, ma anche l'angolo che viene formato appunto dalla visione contemporanea dei due occhi. Ed è il principio dello stereoscopio, è un principio vecchio quanto il cucco, perché nell'immagine di sinistra vediamo le prime schede verticali con un visualizzatore stereoscopico che permettevano negli anni 20 di avere delle immagini tridimensionali, e al centro vediamo il funzionamento del Micron Tracker che acquisisce, oltre che la posizione nello spazio, anche l'angolo che si determina proprio dalla distanza, dalla posizionamento dei due oculari. Queste due telecamere stereoscopiche in realtà rilevano appunto un'immagine che è la scacchiera bianca e nera, che vediamo essere riprodotta nei due detettori sulla destra, uno posizionato sul contrangolo attraverso un adattatore universale e un altro attraverso appunto questa mezzaluna che si posizionerà
in zona appunto extraorale. Sono delle immagini, queste scacchiere bianco e nere, che permettono alle due telecamere appunto di acquisire la posizione nello spazio e una posizione angolare, creare quindi un'immagine, un video in 3D ed essere poi in grado, attraverso l'algoritmo del software, di sovrapporre queste immagini tridimensionali alle immagini tridimensionali di una Coombeam. Ed è questo il funzionamento del Navident. Qui mi piace fare appunto un parallelo con il personal computer e con il mouse. Oggi, se noi parliamo di laptop, parliamo di computer e parliamo del mouse, pensiamo alla Apple, pensiamo a Steve Jobs. Non tutti sanno che in realtà il personal computer, così come lo conosciamo oggi, quindi con una tastiera, con il mouse, con un sistema operativo, nasce nell'81 da un'azienda ben diversa dalla Apple, che è la Xerox, azienda leader negli anni 70 nella produzione e commercializzazione di macchine fotocopiatrici da ufficio. Quando il brevetto dopo i 20 anni cade, l'azienda cerca di sostituire la fotocopiatrice con uno strumento da ufficio ugualmente rivoluzionario, ugualmente importante. Nasce il concetto appunto della Star e nasce nel 1981. Questo prodotto però in realtà viene poi perfezionato nel 1983 dall'IBM, quindi nasce effettivamente il personal computer attraverso l'IBM, attraverso il sistema operativo Microsoft, e nel 1984 dall'Apple con il Macintosh. Oggi ci ricordiamo appunto dell'Apple. Come sapete, il personal computer IBM li ha venduti alla Lenovo, che è un'azienda cinese, quindi è uscita dal business dei personal computer, e Xerox è un'azienda che invece non esiste più. Per quale motivo faccio questo parallelismo? Perché nel caso della chirurgia guidata dinamica, questo concetto non nasce con Claronov e non nasce con il Navident. Nasce invece da un'azienda e un prodotto che si chiama Robodent nel 2001, e nasce attraverso l'esperienza sempre di legare il concetto della chirurgia a una serie di feedback dinamici, in modo da poter avere l'informazione di dove ci posizioniamo nell'ambito dell'anatomia del paziente. Come anche lo Star della Xerox, questa tecnologia nasce, ma evidentemente ha le sue limitazioni. Quali sono queste limitazioni? Innanzitutto il prezzo. Il prodotto, pure se si chiama Robodent, quindi si pensa al mercato odontoiatrico, ha un costo molto importante, intorno ai 100.000 euro. E poi sfrutta una tecnologia che è quella dell'infrarosso, cioè di una luce rossa invisibile all'occhio umano, che colpisce dei detettori in quarzo che riflettono questa luce e che quindi riescono a ritrasmetterla dentro all'interno dei sensori. È evidente che questo tipo di modalità di lavoro ha delle incongruenze. Il quarzo è uno specchio, ma se noi lavoriamo in ambienti umidi, l'umidità condiziona la visibilità dello specchio. Se c'è della polvere, anche questa condiziona la riflessione dell'immagine nello specchio. Se il quarzo è scheggiato e non è una superficie completamente liscia, questo condiziona la riflessione della luce infrarossa, e evidentemente questo condiziona anche la qualità dell'immagine che io vado a ottenere e condiziona anche quindi l'esperienza clinica dell'utilizzatore. E questo è il motivo per cui oggi Robodent è un prodotto che non esiste più sul mercato, ma è Robodent il prodotto che ha presentato, sicuramente nell'ambito odontoiatrico, l'opportunità di lavorare in questa modalità di computer guidata dinamica. Qual è una tecnologia simile al Navident? Se noi dovessimo in qualche modo trovarne una vicino al Navident, beh, sicuramente penseremmo alla GPS. Per quale motivo il GPS? Perché anche il GPS in realtà acquisisce attraverso dei sensori posti sopra dei satelliti, delle immagini,
così come il Micron Tracker lo fa attraverso le due telecamere, e le proietta attraverso un schermo che nel caso della GPS è il nostro smartphone. Noi attraverso lo smartphone acquisiamo l'informazione geografica del punto in cui noi siamo rispetto a una mappa, e attraverso l'obiettivo che noi abbiamo dato del raggiungimento di un punto Z riusciamo in qualche modo a definire, no, il percorso migliore per raggiungere appunto il nostro punto di arrivo. Quindi lavoriamo praticamente attraverso questo tipo di logica. Questa tipo di logica la ritroviamo appunto anche nel Navident, dove le due telecamere acquisiscono delle immagini e le trasmettono all'interno di uno schermo, in questo caso un MacBook Air della Apple, che viene dotato all'interno del sistema e che ci fornisce l'immagine geografica, che in questo caso è l'immagine con BIM del posizionamento dell'impianto all'interno dell'anatomia specifica, ma ci fornisce anche il mirino che noi abbiamo sulla sinistra con le informazioni che il mirino è in grado di fornirci. Vedete che il mirino ci dà tre informazioni numeriche e il mirino stesso è un'informazione, no, di immagine. L'informazione numerica inizialmente è lo 0,1 mm, che è la distanza della fresa, della punta della fresa rispetto all'asse dell'impianto che io ho progettato e pianificato. 0,2 è il colore azzurro, che è il cerchio, è dato dall'angolo della fresa rispetto sempre all'impianto che ho pianificato, e 10,8 mm è la distanza della punta della fresa rispetto all'apice dell'impianto. Questa è l'informazione che io ottengo dal Navident e che mi viene rappresentata attraverso lo schermo del MacBook Air. Quando io sono in una fase appunto non più di pianificazione ma di chirurgia dinamica, sono in realtà 6 i quadranti che io visualizzo. Io vedo il primo quadrante, che è il quadrante della ripresa dell'atto chirurgico dinamico, sapendo che il Navident registra sia la fase di pianificazione che la fase di chirurgia dinamica, e che quindi lavora come una grande scatola nera che può essere sempre accessibile dal clinico laddove questo tipo di attività richieda un intervento da parte del clinico di dimostrazione e di definizione di quella che è l'attività che lui ha svolto sul caso specifico. Nello specifico, nel quadrante numero 1, vediamo che abbiamo anche delle scritte. Quelle scritte fanno riferimento appunto ai detettori che noi chiamiamo tecnicamente geotag, quello riferito al mascellare extraorale, e drill tag, quello riferito al contrangolo, che vengono letti e quindi riconosciuti dalle tue telecamere, e quindi attraverso questo riconoscimento avviene la sovrapposizione delle informazioni specifiche legate alla fresa e legate al punto di osteotomia direttamente sull'immagine con BIM. Che noi rivediamo sul secondo quadrante, noi vediamo la Panorex con l'impianto pianificato e la posizione della mia fresa. Il terzo quadrante, che abbiamo visto essere il mirino con le tre informazioni numeriche, che vengono in qualche modo rappresentate anche dall'immagine stessa del mirino. A destra, il quarto quadrante, è il vettore verde che mi dà non tanto la profondità di osteotomia quanto la distanza rispetto all'apice dell'impianto che io ho pianificato. 8,1 mm è la distanza rispetto all'apice che io ho pianificato. E poi abbiamo il quinto e il sesto quadrante che mi danno la visione coronale e sagittale del mio intervento. Questi 6 quadranti sono quei quadranti che compaiono sul MacBook Air in fase di chirurgia guidata dinamica. Cerchiamo di approfondire un attimo l'aspetto del mirino, che rappresenta, unitamente alla posizione medico-paziente, la curva d'apprendimento legata al Navident. Noi abbiamo visto che ci sono 3 informazioni numeriche, in questo caso 0,5 mm, 12,4 gradi e 12,9 mm, a indicare la distanza della punta della fresa rispetto all'asse dell'impianto che ho pianificato, 0,5 mm, 12,4 gradi è l'angolo della mia fresa, sempre rispetto all'asse chirurgico pianificato,
12,9 mm è la distanza rispetto all'apice. Ma al di là di queste tre informazioni numeriche, abbiamo anche un'informazione che è una rappresentazione di immagine. Vediamo il mirino, vediamo in alto la A, in basso la P, a destra la R e vediamo questo cono azzurro scuro insieme a un cerchio. Queste informazioni rappresentano queste immagini, questi dati rappresentano delle informazioni molto importanti per il clinico. A sta per anteriore al paziente, anteriore rispetto al punto in cui io sto toccando con la mia fresa. P sta per posteriore rispetto al punto che io tocco con la fresa, R sta per destra e la parte opposta sta per sinistra. Questo cilindro che noi vediamo, questo cono che noi vediamo, questo cerchio, abbiamo detto essere una informazione angolare, 12,4 gradi. Questo ci dice non solo che noi abbiamo un angolo rispetto allo zero che invece dovremmo ottenere, ma ci dice anche come stiamo gestendo questo angolo. Questo angolo sta anteriore rispetto al paziente ed è a destra. Quindi qual è l'esercizio che deve fare il clinico? L'esercizio che deve fare il clinico è portare questa croce verde al centro tra 0 e 0,5 mm e deve portare il cerchio al centro del mirino, azzerando l'informazione del cono. In questo modo noi abbiamo l'opportunità di centrare esattamente l'asse implantare che abbiamo pianificato e poi iniziare la fase di osteotomia e quindi la fase di vettore verde che ci dà l'informazione della distanza rispetto all'apice. Questa è l'immagine, per esempio, di un'attività che noi stiamo portando avanti di chirurgia dinamica, dove vediamo nel mirino, vediamo la distanza è di 2 mm, cioè la fresa, la punta della fresa si posiziona ad una distanza di 2 mm rispetto all'asse, al punto di iniziale dell'asse dell'impianto e abbiamo un angolo che, come vedete, è un angolo anteriore sinistro. L'obiettivo del clinico è di portare questa croce, che in questo caso è rossa perché sta a 2 mm, sappiamo che è rossa quando supera i 2 mm, che invece è gialla quando sta tra 1 mm e 1,9 mm e che è verde quando sta tra 0 e 0,5 mm. Quindi ripeto, 0,05 mm è verde, sopra i 0,5 mm fino praticamente al millimetro è gialla, sopra il millimetro, sopra diciamo il 2 mm invece è rossa. Quindi l'obiettivo del clinico è quello di posizionare questa croce in modo tale che sia verde, quindi tra 0 e 0,5 mm, e portare questo cono a scomparire e portare il cerchio al centro del mirino. Ed è appunto un'operazione che richiede una serie di feedback, una serie di movimenti che chiaramente il cervello legge attraverso il mirino e che porta direttamente alla mano e quindi attraverso la mano sul contrangolo, fino a quando appunto, come dicevo, abbiamo raggiunto il centro di questo mirino. A questo punto inizia la fase di osteotomia. Inizia quindi a comparire il vettore, vediamo questo vettore di 5,8 mm, dove 5,8 non indica la profondità di osteotomia, ma la distanza rispetto all'apice, e vediamo che in questa fase di osteotomia la croce è diventata gialla, perché noi siamo usciti oltre i 0,5 mm. Abbiamo detto infatti che da 0 a 0,5 è verde, da 0,5 a 1 è gialla e da 1 a 2 è rossa e poi superati i 2 mm mi scompare il mirino. Ma in questa fase non stiamo commettendo un errore, stiamo semplicemente lavorando in modo dinamico e stiamo in qualche modo uscendo da quella che è l'intorno di 0,05, ma in questo modo abbiamo la possibilità di correggere questa nostra posizione in modo dinamico e riportarci quindi al centro del mirino. Anche qui ci siamo riportati al centro, ma abbiamo in questo caso un angolo che è un angolo destro ed è un angolo di 4,6 gradi. Ancora una volta abbiamo la possibilità
sapendo che questo è un angolo anteriore, di spostarci più posteriormente con il contrangolo, più verso sinistra, per correggere l'angolo e quindi portarlo il più possibile intorno allo zero. Quando noi raggiungiamo il millimetro dall'apice, avviene il countdown. Il vettore da verde diventa giallo, compare un numero anche al centro del mirino, che ancora una volta ci indica non in questo caso l'angolo, che come vediamo è 0.9 gradi, ma è uno 0.8 mm, cioè ci dice la distanza rispetto all'apice. E quando noi abbiamo raggiunto l'apice dell'impianto, ecco che il vettore diventa rosso e c'è un segnale acustico che ci informa del fatto che noi siamo arrivati appunto in apice. Questa è l'immagine che invece stiamo visualizzando, fa riferimento alla mascellare superiore. Vi mostro questa immagine semplicemente per darvi un'informazione importante, che in fase di chirurgia dinamica le immagini radiologiche sono immagini che sono riferite al paziente, non allo standard di presentazione radiologica, perché per esempio in questa fase, come vedete, la parte occlusale del mascellare viene presentata appunto secondo questa posizione, perché è la posizione su cui noi stiamo lavorando, noi lavoriamo sulla parte occlusale del paziente. Così l'immagine Panorex che noi vediamo rappresenta il settore di sinistra, rappresenta realmente la sinistra del paziente, e il lato destro della Panorex è effettivamente il lato destro della Panorex, e lo vediamo anche dalla R che è scritta in alto a destra. Questo ancora una volta inverte quella che è la rappresentazione tradizionale, dove noi abbiamo il lato destro a sinistra e il lato sinistro a destra. Per quale motivo? Ancora una volta per facilitare l'attività del clinico, che lavora in modalità indiretta, non guardando il paziente ma guardando lo schermo, ma rivedendo all'interno dello schermo quella che è l'immagine che avrebbe guardando il paziente. Quindi è un'immagine che è rappresentativa della posizione del paziente in termini reali. Ma cosa c'è dentro il Navident? Allora, dentro il Navident c'è innanzitutto il sistema, che è questo, che è costituito dallo stativo, quindi da una base che sostanzialmente sorregge il laptop, quindi l'Apple MacBook Air, sul quale sono caricati i software sia di pianificazione che di esecuzione dinamica. Laptop che viene quindi inserito, MacBook Air che viene quindi inserito all'interno della vendita del sistema. C'è quella che chiamiamo camera box, che contiene non solo le due telecamere stereoscopiche, ma c'è al centro un pallino nero che in realtà diventa verde quando le due telecamere stanno in fase di lettura, e c'è una lampada a luce fredda LED che è in grado di sviluppare una luce bianca molto importante, quindi di illuminare anche delle zone magari coperte o delle zone appunto adombrate. Dopodiché c'è questo braccio, quello che si chiama Boom Arm, che non è altro che un braccio che è in grado di portare il MacBook Air sopra il paziente di fronte appunto al clinico. L'aspetto fondamentale del sistema è legato al Navistent. Il Navistent è quell'impronta individuale con materiale termoplastico fornito dal Claronav, che permette appunto al clinico di prendere l'impronta, ma la parte più importante, l'obiettivo del Navistent, è quello di posizionare il braccio secondo una logica che sia unica e stabile, perché appunto la parte importante non è tanto il retainer, che è il base plate che si appoggia sui denti o sulla gengiva nel caso del paziente totalmente dentulo, ma è sicuramente il braccio ed il fixed plate, perché il braccio sostiene il fixed plate, che ha una sua geometria specifica e anche un cilindro che guarda verso l'arcata antagonista. È il braccio l'elemento più importante del Navistent. Questo è il motivo per cui quando noi abbiamo un paziente parzialmente dentulo, come è il caso rappresentato da questo Navistent o questo retainer, noi ci appoggiamo i denti, ma quando il paziente è totalmente dentulo, allora utilizziamo il braccio e lo fissiamo attraverso delle viti o dei pin di fissazione sull'osso
del mascellare in modo da dargli una posizione unica e certa e a garantire quindi che il fixed plate rimanga in quella posizione sia nella fase di scansione che nella fase appunto di esecuzione dinamica, e quindi il marker per TAC. Abbiamo detto che questo marker è un marker radiopaco, ma che la parte radiopaca è rappresentata dalle due corna di questa immagine bovina, no? Del marker, sì. E che quindi il field of view che io devo andare a settare all'interno della mia TAC è un field of view che è commisurato all'arcata che devo andare a progettare e quindi andare a diagnosticare e alle due corna che stanno in prossimità dell'arcata interessata. Questo marker viene presentato in tre modalità, con due corna, vai all'immagine successiva, con un solo corno, o nella parte di sinistra o nella parte destra. Per quale motivo si utilizza appunto anche un corno solo rispetto ai due corni? Perché chiaramente questo è legato al tipo di intervento chirurgico che devo andare a fare. Io lavoro su una semi-arcata, un quadrante, e non su tutte e due i quadranti, posso andare a utilizzare semplicemente un corno rispetto alle due corna, perché io ipotesi lavoro solo sull'arcata di sinistra e allora mi servirà il corno sinistra, lavoro sull'arcata di destra e allora mi servirà solo il corno di destra. Se io invece lavoro su un paziente totalmente dentro e devo andare a posizionare gli impianti a sinistra e a destra, posso lavorare su quello centrale, quello a due corna. Quindi abbiamo detto solamente che la parte iniziale del processo di lavoro è legata appunto alla navistent, che l'obiettivo del navistent, abbiamo detto, è quello di avere il braccio che regge il fixed plate, che è il maschio che si inserisce su questa femmina. Abbiamo detto che l'immagine è evidente, al centro delle corna c'è un'immagine geometrica che riceve l'immagine geometrica del navistent, e che quindi il paziente quando andrà a fare la TAC con questo marker radiopaco fissato in bocca per il tramite del navistent. Andiamo avanti. Quindi l'immagine che noi visualizziamo è l'immagine del paziente con il navistent, il fixed plate, il marker della TAC, che abbiamo visto essere maschio e femmina, e come vedi c'è anche una vite nera che serve proprio per dare una posizione unica, certa, esatto, e amovibile ai due oggetti. Per cui è importante che questa vite nera venga serrata in modo tale che il maschio e la femmina siano perfettamente combacianti. Se io ho un'altezza rispetto alla femmina, quindi il fixed plate del navistent si posiziona a un'altezza di qualche millimetro rispetto alla femmina, questo è motivo di errore. Produce un errore in fase di chirurgia dinamica. Per questo motivo c'è la vite, perché se io osservo, diciamo, di profilo il navistent inserito sul marker radiopaco, non devo vedere nessuno spessore, e questo lo ottengo appunto grazie a questa vite di fissazione. Non solo, ma la cosa importante, se tu puoi tornare un attimo all'immagine del navistent precedente, torna un attimo indietro all'immagine ancora del fixed plate. Ricorda che c'era l'immagine del fixed plate. Allora, esatto, se tu vedi il fixed plate, che abbiamo detto essere il maschio che ha una chiave geometrica che entra nella femmina del marker CT, ha anche un cerchio
al centro, vedi che c'è un cerchio che ha uno spessore, in realtà è un cilindro. Questo è molto importante, questo cilindro, perché la posizione di questo cilindro deve essere sempre, deve dare sempre la faccia, il cilindro, all'arcata antagonista. Nei Navi Stent che vengono ultimamente venduti, avrai modo di notare che c'è una pallina blu alla base del braccio e una pallina blu sul retainer. Queste due palline devono essere allineate. Ancora una volta, il motivo di questo allineamento è legato al fatto che questo cilindro ha una posizione unica e certa, che è quella di guardare l'arcata antagonista. Quindi in questo caso, in questa immagine, noi stiamo guardando il mascellare superiore. Quindi questo Navi Stent è stato posizionato sulla mandibola e il cilindro guarda la mascella. Se tu vai avanti, e torniamo alle immagini che stavamo vedendo, e quindi su questo manichino, no? Noi abbiamo praticamente la posizione del Navi Stent con il marker per TAC. Tu vedrai ancora una volta la posizione appunto del maschio sulla femmina, la vite che ha fissato e questo cilindro, che lo vedi sotto la vite, si vede bene anche in questa immagine, che guarda la mascella. Una volta che noi abbiamo fatto fare l'attacco al paziente, toglieremo il marker radiopaco e al posto del marker radiopaco inseriamo questo detettore che abbiamo detto chiamarsi Joe Tag. Questo detettore ha la stessa chiave geometrica del marker radiopaco, quindi ha una femmina che entra perfettamente sul maschio, maschio entra perfettamente sulla femmina e quindi anche qui la vite viene fissata in modo tale da dare una posizione unica e certa tra maschio e femmina. Quello che tu noti, e vai avanti perché ci sono delle frecce, noti che questo detettore, che abbiamo detto si chiama Joe Tag o detettore extraorale, è costituito da appunto queste scacchiere bianche e nere che verranno lette dalle due telecamere stereoscopiche in modo da avere la posizione spaziale ma anche quella angolare. Ma noti che oltre alle scacchiere esistono altre due immagini. Uno appunto sono due mirini e due perni. Vedi che ci sono due mirini e due perni? Questi due mirini e questi due perni verranno utilizzati in fase di chirurgia dinamica per quella che è la fase di calibrazione, dove prima andremo a calibrare l'asse del manipolo, in quanto, come tu sai, il Navident, differentemente da altri prodotti come lo stesso Robodent, Robodent lavorava con un manipolo dedicato. Chi si comprava il Robodent doveva comprarsi anche il manipolo per la chirurgia. In questo caso invece si utilizza il manipolo di studio, che viene adattato con un adattatore universale all'inserimento del detettore da manipolo. Questo manipolo, siccome può essere di fogge diverse, può avere angoli diversi, l'attività che viene svolta, la prima attività che viene svolta è quella di calibrare l'asse del manipolo. E come si fa? Non si fa altro che inserire il mandrino del manipolo su quel perno, far ruotare il manipolo e permettere al sistema di conoscere l'asse di rotazione del manipolo stesso. E questa è la prima calibrazione. Dove entra la fresa del manipolo, giusto? Esatto. Dove entra la fresa del manipolo, quello è il mandrino, e quel mandrino lo vai a inserire come se quella fosse una fresa su quel perno. Questa è la prima calibrazione che tu vai a fare. La seconda calibrazione che vai a fare è quella con la fresa, perché la fresa
la vai a inserire, la punta della fresa, al centro di questo mirino, dove sono due mirini, uno sta a sinistra, un altro sta a destra del paziente, a seconda se tu lavori con la mano sinistra o con la mano destra. Per cui tu sceglierai quale mirino utilizzare, quale di destra, quale di base, per inserire la punta della fresa al centro di questo mirino. Questa è la seconda ed ultima calibrazione che viene fatta. Ok? Sì, puoi decidere se usarne uno o l'altro o che cosa? Puoi decidere se usare o l'uno o l'altro. C'è chi utilizza l'uno per le frese e l'altro per gli impianti, perché tu potrai guidare anche l'inserimento dell'impianto. C'è chi decide di lavorare solo con quello lato destro del paziente, perché ti stimano, o se c'è un ambidestro, c'è chi lavora col sinistro e quindi vuole utilizzare il mirino al lato sinistro del paziente. Sono due mirini e sono due perdi. Entrambi, la scelta di quale utilizzare cade in testa al clinico, però appunto sono importanti che vengono a essere utilizzati per la calibrazione dell'asse del manipolo e della punta della fresa. Perfetto. Ok? Andiamo avanti. Okay. Allora, a questo punto abbiamo appunto il nostro contrangolo, e abbiamo detto che il contrangolo è quello in usazione all'interno dello studio. Questo contrangolo ha un adattatore universale e su questo adattatore si sistema quest'altro detettore. Tecnicamente questo detettore si chiama drill tag. Okay. Una volta il drill tag, così come il Joe tag, è basato su queste scacchiere, costruito da queste scacchiere bianche e nere, che ancora una volta servono per appunto identificare la posizione dello spazio, a questo punto di che cosa? Del manipolo e della fresa, che sono state calibrate sul detettore extraorale Joe Tag. Per cui la logica che segue l'algoritmo del Navident qual è? Quella di poter matchare il detettore extraorale Joe Tag rispetto al marker radiopaco, perché come vedi si sostituiscono l'uno con l'altro avendoci una posizione unica e certa data dalla figura geometrica e quindi dal posizionamento maschio femmina e viti di fissazione. Una volta che ho una posizione certa del detettore extraorale, attraverso la calibrazione dell'asse del manipolo e della fresa riesco a dare una posizione certa in fase di chirurgia dinamica proprio alla mia fresa e quindi a capire dove posiziono nell'anatomia del paziente la mia fresa. Questa combinazione di match, drill tag, Joe tag e marker radiopaco è quello che l'algoritmo riesce ad elaborare, quindi poi a sovrapporre alle immagini la CUMBIM grazie alle due telecamere stereoscopiche che rilevano queste informazioni e grazie al software, quindi all'algoritmo che sovrappone queste informazioni 3D alle immagini 3D della CUMBIM. Ok. Ok? Andiamo avanti. Come lavora Navident? Ok, adesso che abbiamo appunto presentato un po' cosa c'è dietro al Navident, abbiamo parlato del Navistent, del marker radiopaco, abbiamo parlato del drill tag, del Joe tag, vediamo un attimo qual è il flusso di lavoro del Navident. Il Navident lavora su quattro fasi. La cosa importante da capire è che tutte queste quattro fasi possono avvenire all'interno dello studio con un evidente vantaggio in termini di tempi e in termini di gestione del piano di trattamento. Perché dico possono essere gestite interamente nello studio e non devono essere gestite interamente all'interno dello studio? Perché c'è una fase di queste quattro, che è quella della scansione TAC, che chiaramente prevede la presenza all'interno dello studio di una CUMBIM.
Per cui se io ho la combinazione studio, gestisco tutte queste quattro fasi all'interno dello studio, ma se io non ho una combim, ma mi rivolgo a un centro radiologico di riferimento, evidentemente la fase della scansione TAC dovrà essere gestita al di fuori dello studio, ok? Esatto. Quindi immaginiamo semplicemente così, ai fini della mia presentazione, che queste fasi avvengano direttamente all'interno dello studio. Esatto. E quindi che in questa ipotesi lo studio sia dotato di una combim. Ok? Allora, la prima fase è quella della costruzione dello stent radiologico, cioè del Navi stent. Se tu vai avanti, vedi che appunto il Navi stent cos'è? Il Navi stent non è altro che del termoplastico che viene consegnato in quella scatolina bianca che vedeva l'immagine precedente, viene messo in acqua quasi bollente per 10 secondi, si ammorbidisce, il retainer viene modellato all'interno della bocca del paziente, dopodiché si inserisce il braccio e quindi una volta che io ho portato il braccio al retainer, andrò ad inserire il marker radiopaco fissandolo con questa vite nera che mi dà una posizione unica e mi crea un blocco unico che il paziente dovrà indossare in fase di TAC. Quindi questo è il risultato finale, quello che noi vediamo in questa immagine, dell'operazione che ho gestito all'interno dello studio di presa d'impronta con materiale termoplastico che abbiamo noi, inserimento del marker radiopaco e fissazione attraverso quella vite nera sia del marker sia del retainer con il braccio, dandogli appunto una dimensione unica in modo tale che il paziente possa indossare questo oggetto. Andiamo all'immagine successiva. Scansione. In questo caso appunto abbiamo detto la seconda fase è quella della scansione. Allora il paziente indossa marker radiopaco e retainer e fa la sua combim. Questa, in questo caso stiamo parlando di una combim, però volendo il sistema è compatibile anche semplicemente con un TAC a spirale tradizionale. Per cui se il centro radiologico di riferimento non ha una combim ma ha una TAC a spirale, questa è compatibile con il Navident. In questo caso cosa succederà? Che il paziente gli verrà data la scatolina bianca con all'interno il Navistent con il marker radiopaco fissato con la vite nera. Il paziente fase di scansione TAC dovrà indossare il Navistent quindi il Navistent dovrà essere catturato insieme alle immagini della combin. Questo è, diciamo, perdonami se ti interrompo, che differenza c'è fra la combin e la TAC a spirale? Me lo riesci a dire in due parole? O... Certo. Allora, è quella che chiudo in punto? La differenza è legata all'acquisizione. Se tu vedi l'immagine in basso a sinistra, tu vedi che con BIM acquisisci un volume, un cono, da cui la parola con BIM vuol dire cono luce, cono raggio di cono, raggio conico. Mentre l'attacca invece ha a spirale, ha un'immagine invece più, come dire, più lineare, più stratificata, per cui in sostanza la radiazione ionica, la radiazione ionizzante che quindi è alla base di una macchina TAC, mentre in un caso, nel caso della combim, viene sparata questi ioni, questa radiazione ionizzante in uno spazio limitato a cono, quindi acquisiscono direttamente un volume econometrico. Nel caso spirale vengono queste radiazioni ionizzanti vengono sparate a strati,
e questi strati costituiscono la spirale, che poi viene sommata da un software appunto, che è interno delle tacche, la spirale, certo, che poi permetterà di sommare questi dati e fornire attraverso questo software l'informazione tridimensionale del paziente. Quindi si arriva comunque a un dato volumetrico, ma il dato volumetrico è costruito da un software, mentre nel caso della COMBIM il dato volumetrico si conseguisce questo dato volumetrico direttamente attraverso la radiazione ionizzante. L'altro elemento importante è che la COMBIM ha un costo generalmente basso o più basso rispetto alla tacca spirale, per cui è uno strumento più professionale rispetto al dato tacca spirale, che quindi è uno strumento più aziendale, diciamo, come strumento, e che quindi in sostanza alla fine negli studi odontoiatrici si trovano con BIM e non si trovano tacca spirale, che invece si trovano generalmente presso i centri odontologici. Però la cosa importante da vedere è che entrambe sono compatibili con il Navident. Perfetto. Quindi andiamo all'immagine successiva. Pronto? Andiamo all'immagine successiva. Sì, scusami, non ti sentivo più. Ecco. Allora, abbiamo fatto quindi lo stent Navistent, abbiamo fatto l'estensione, a questo punto c'è la fase di progettazione e abbiamo detto che appunto il Navident all'interno del Navistent è un software di progettazione. Cosa succede in questa fase? Che noi abbiamo importato il file DICOM all'interno del software di progettazione. Ok? Andiamo avanti. Sì. Una volta che noi abbiamo importato questi dati, sì, vediamo il nome del paziente che compare all'interno dell'interfaccia Navident. Andiamo avanti. E a questo punto il sistema carica le immagini DICOM. Una volta terminato il caricamento delle immagini, sì, di avanti. La cosa che appunto fa il Navident è quella di presentarti la registrazione del Navistent all'interno delle immagini DICOM. In queste immagini stai vedendo quella che è appunto l'anima, quello che noi avevamo identificato essere le due corna, no? Di quelle immagini bovina. Abbiamo visto che queste due corna, dicevamo che all'interno di quelle due corna c'erano appunto dei denti di sega, radiopachi, no? E noi infatti quelli che noi vediamo in questo momento sono appunto questi denti di sega radiopachi che vengono identificati e letti dalle immagini DICOM e in qualche modo registrati rispetto all'informazione che il software, l'algoritmo ha, essere propria di quell'immagine. Quindi il software ha l'informazione geometrica, cioè, di quelle immagini, quindi non fa altro che registrare quella immagine che lui ha con l'immagine che sta leggendo direttamente dal DICOM. Questa operazione viene fatta automaticamente dal software, il quale ci propone la registrazione e ci chiede di verificarla, cioè ci dice di verificare che il contorno di questi denti di sega sia stato effettivamente efficacemente identificato. E noi, tu vedi che c'è sulla destra la parola verified. Quando tu clicchi verified, l'algoritmo riceve, diciamo, da parte tua l'ok a procedere e quindi eventualmente procede e quindi arriva appunto a registrare il marker radiopago. Vai all'immagine successiva. Quando questa operazione viene verificata,
le immagini che ci presenta il software sono immagini legate, appunto, lui ha già disegnato una curva panoramica, per cui l'immagine che ci presenta sono queste immagini qua. C'è una panorex in alto a destra c'è il video che riprende, in basso ci sono le tre immagini importanti, che sono appunto l'immagine assiale, l'immagine coronale e l'immagine sagittale. Queste immagini vengono riprodotte automaticamente dal software quando tu verifichi come fatta bene la registrazione. Se invece la registrazione puoi modificarla, puoi cambiarla, a quel punto il software ti chiede di andare a disegnare tu la curva panoramica e di andare a fare tu, a identificare tu questa curva in modo da poi ottenere questo tipo di immagini alla fine di questo processo. Quello che il software non fa automaticamente è quello di andare a disegnare la curva, la linea, la retta del nervo mandibolare, che invece deve essere indicata e disegnata direttamente dal clinico. Ok. Andiamo all'immagine successiva. Vado avanti? Sì. Ecco. Perfetto. Inserimento impianto, no? Esatto, quando praticamente il medico decide di pianificare appunto l'impianto, quello che lui fa in realtà è scegliere la forma dell'impianto, non la morfologia dell'impianto. Dal momento che noi non utilizzeremo una dima chirurgica, quindi non avremo delle boccole che sono specifiche con quel tipo di impianto, ma in realtà il clinico lavorerà senza dima, ma lavorando direttamente sulla gengiva o sull'osso, quello che ha interesse è avere la forma dell'impianto, cioè sapere se l'impianto è cilindrico, se è conico, troncoconico, se ha un apice angolato, se ha un apice piatto. Quindi il medico identifica la forma, una volta identificata la forma va a posizionare il suo impianto direttamente sulla panorex. Quando ha posizionato l'impianto sulla panorex, lo vedrà anche sulle assiali, sulla sagittale e sulla coronale. Quindi andrà a lavorare in modo da posizionare il posizionamento dell'impianto sull'assiale, sulla coronale e sulla sagittale. Andiamo avanti. Bridge. Calibrazione. Quando è finita la pianificazione, quando il medico ha stabilito la posizione dell'impianto e ritiene quella posizione congrua, e abbiamo detto anche all'inizio che la posizione comunque è implanto protesica, quindi lui sostanzialmente ha lavorato sostanzialmente con la protesi, attualmente stiamo parlando, siamo oggi a luglio del 2016, oggi il Navident permette al clinico di poter lavorare o sui clinici virtuali o di lavorare su una replica in solfato di bario della protesi totale del paziente. Attualmente non c'è la possibilità di andare ad importare un file STL e andarlo a matchare sui dati DICOM. Questo modulo sarà realizzato e sarà inserito nell'autunno del 2016. Oggi che stiamo in luglio del 2016, questo modulo ancora non è fatto. Quindi quando parliamo in quel momento qua non esiste la possibilità di mischiare un modulo STL con dati DICOM. Esatto. Oggi quando parliamo di implanto protesi la decliniamo secondo due accezioni: i denti virtuali, cioè quindi la possibilità di andare a costruire un'arcata virtuale direttamente attraverso il software, oppure in modo che richiede comunque l'intervento di un tecnico. Una volta che il tecnico ha fatto la progettazione, ha fatto il setup della protesi totale, per esempio, o semi-arcata del paziente, lui replica questo setup in solfato di bario, e questo solfato di bario
unito al braccio e al fix plate, quindi al marker radiopaco, dovrà essere indossato dal paziente in fase di TAC. Questa è la modalità con cui oggi, ripeto, luglio del 2016, si gestisce la parte protesica. Nell'autunno di quest'anno verrà inserito un modulo che permetterà di acquisizione di un file STL della protesi totale o parziale del paziente. File STL che verrà superimposto, quindi matchato, con i file DICOM. Okay. Quindi in questa fase il medico, come vedi, non ha costruito una colonna virtuale, perché questa è una chirurgia post-estrattiva. Se tu vedi, c'è una corona sopra l'impianto, e questa corona verrà estratta in fase di chirurgia dinamica. Quindi lui non ha utilizzato lenti virtuali, perché in questo caso la corona, quindi il profilo protesico, estetico, evidente, già era identificato dalla corona. Quindi quando inizia la fase di chirurgia, quindi ha lasciato la fase di pianificazione del caso, inizia la fase di chirurgia guidata dinamica, tu vedi innanzitutto due cose da questa immagine. Vedi i due detettori, quello che noi abbiamo chiamato GeoTag e DrillTag, bianchi. Sì. E cioè significa, dato che sono bianchi e non rossi, significa che sono letti dalle due telecamere. Cioè significa che le due telecamere hanno fatto il match tra i due detettori con l'anatomia del paziente e quindi sono in grado di ricostruire, attraverso la sovrapposizione del video 3D con le immagini con BIM, sono in grado di andare quindi a navigare le immagini della con BIM. Quindi come tu vedi e come abbiamo detto prima, le fasi iniziali sono quelle della calibrazione. La prima calibrazione è quella dell'asse del manipolo, la seconda calibrazione è quella della punta della fresa. Questo processo richiede pochi secondi, e mentre la calibrazione dell'asse del manipolo viene fatta una sola volta, la calibrazione della fresa va ripetuta ogni volta che si cambia la fresa. Ovviamente andremo a utilizzare le frese con lunghezze e diametri diversi. Quindi quando noi abbiamo fatto la prima calibrazione, quella del manipolo, abbiamo fatto la seconda calibrazione, quella della fresa, siamo pronti a fare una chirurgia guidata dinamica. Vai all'immagine successiva. La cosa molto importante che va sempre fatta prima di andare a fare la modalità dinamica è la cosiddetta test precisione. Non ho sentito. È il test precisione che va fatto sempre prima della fase di chirurgia dinamica. Che cosa significa? Significa che con la mia fresa vado a toccare un punto anatomico noto, come in questo caso la corona del dente in bocca al paziente, e vado a vedere se le immagini che ottengo sono congrue. In questo caso le immagini sono congrue, perché io sto toccando la corona e sto vedendo dal mio schermo la fresa che tocca la corona. La congruità di questo fatto, la corona che tocco con la fresa e l'immagine della corona toccata dalla mia fresa, mi dà la sicurezza della precisione del sistema. Per cui il clinico ha sempre la capacità e la possibilità di poter andare a verificare la precisione del sistema attraverso questa prova di precisione che fa dopo fase di calibrazione. Allora, toccando con la presa, la testa della corona, come la si vede presente. Ok, andiamo avanti.
una volta che ha fatto la prova principale, il clinico ha, appunto, quando si avvicina all'asse dell'impianto che ha progettato, gli compaiono questi 6 quadranti, e il quadrante più importante è quello del mirino in basso a sinistra. Abbiamo detto che il mirino ci dà 3 informazioni importanti, che sono appunto 0.2, leggiamo il dato verde che è 0.2, poi c'è un dato azzurro e un dato nero. Lo 0.2 ci dice la distanza della punta della fresa rispetto all'asse dell'impianto pianificato. L'immagine azzurra mi dà l'angolo della mia fresa, e l'immagine nera, 5.9 mm, mi dà la distanza della punta della fresa rispetto all'apice dell'impianto che ho progettato. Questa immagine, questa informazione numerica, mi viene tradotta anche con un'immagine, quella del vettore che sta accanto al vettore, in questo caso, è 5.9 mm, che mi dice non questi 5.9 mm la distanza di ostotomia rispetto alla gengiva, ma mi indica la distanza rispetto all'apice dell'impianto che ho progettato. Attraverso, cioè, ne mancano ancora 5.9, giusto? Mancano all'apice ancora 5.9, esatto. Devo andare ancora a fondo per 5.9 mm. Perfetto, sì. Quindi osservando non in bocca al paziente, quindi l'immagine in alto a destra, che è l'occhio della chirurgia, e apro una piccola parentesi, il Navident registra sia la parte di progettazione del caso, sia la parte di esecuzione in modalità dinamica, per cui è come se fosse una grande scatola nera, per cui è in grado, nel caso in cui ci dovesse essere qualsiasi tipo imprevisto, di andare a documentare, sempre che il clinico lo voglia, quello che è stato fatto, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Dunque lui lo registra in automatico? Sì, e poi il clinico può scegliere o di salvare questi video, che vengono salvati in un folder specifico, oppure di non salvarli. Il clinico sceglie. Se tu vedi l'immagine in alto a destra, che è l'immagine di esecuzione guidata, il clinico non sta guardando il paziente, ma il clinico sta guardando avanti a sé. Sta guardando il schermo che gli sta proiettando esattamente l'immagine che noi abbiamo di fronte, cioè la Panorex, l'immagine dell'intervento, il mirino, il vettore, l'immagine coronale e l'immagine sagittale. Andiamo avanti. Ok. Quindi quando il clinico raggiunge a meno un millimetro dall'apice dell'impianto, il vettore da verde diventa giallo e compaiono anche al centro della circonferenza dei numeri, in questo caso 0,5 mm. 0,5 mm significa appunto che a me mancano ancora 0,5 mm fino al raggiungimento dell'apice del mio impianto. Vai ancora avanti. Ecco, abbiamo parlato di 2 curve di apprendimento legate al Navident. La prima curva d'apprendimento è legata appunto all'uso del mirino, cioè alla capacità che il clinico ha di leggere il mirino e quindi di tradurre poi in movimento quello che lui riesce a leggere, a capire, quella che è la posizione sua all'interno del paziente, all'interno dell'anatomia del paziente. La seconda curva d'apprendimento è legata appunto alla posizione medico-paziente. Questa immagine di dottor Sartori fa vedere in modo efficace quella che è la posizione che lui ha scelto nella gestire il paziente con il Navident. E qui noti alcune cose. Noti innanzitutto che il medico è in posizione ore 11, ore 2 e mezza, ore 3. Che è seduto,
che appoggia il gomito sullo schienale del suo seggiolino e che lavora in realtà con due mani, non con una sola mano. Con la mano destra, in questo caso, regge il manipolo e la mano sinistra aiuta il mandrino ad andare in verticale rispetto alla pianificazione dell'impianto. Questo aiuta a centrarlo, sì. Questo aspetto è molto importante perché, per esempio, in questo caso, dottor Sartori è in prima nomina, ma se sta lavorando nel primo quadrante. Lavorare nel primo e nel quarto quadrante, dalle primani, non è un problema. Lavorare nel secondo quadrante non è neanche un problema. Ma lavorare sul terzo quadrante, nelle zone posteriori, da destrimano, può rappresentare un problema. Perché io rischio... Il terzo quadrante per te è il quadrante superiore di sinistra del paziente, giusto? Esatto, se lui lavora sul quadrante inferiore di sinistra, cioè lavora sul terzo quadrante, da destrimano, può trovarsi in difficoltà. Perché potrebbe andare a oscurare i due detettori alle due telecamere. E quali telecamere? Se non leggono i detettori, non sono in grado di permettere una chirurgia guidata dinamica. Per cui occorre sviluppare una strategia di posizionamento medico-paziente specifica rispetto ai vincoli che il sistema ha, che sono rappresentati dalle due telecamere che leggono i due detettori. Per cui qual è la soluzione, per esempio, che ha adottato il dottor Sartori? È quella di portare il manipolo, quando lavora sul terzo quadrante, quindi sul quadrante inferiore sinistro, quello di portare, diciamo, il manipolo dalla mano destra alla mano sinistra e di utilizzare la mano destra, ancora una volta, per guidare il mandrino direttamente sulla verticale dell'impianto che ha progettato. Questi due aspetti, ripeto, la posizione medico-paziente e la lettura in fase di chirurgia dinamica del mirino, rappresentano le due curve di apprendimento legate al Navident ed è il motivo per cui la vendita del Navident è condizionata all'acquisizione di una certificazione all'utilizzo del Navident. Questa certificazione, come tu sai, viene gestita da un master clinical trainer, cioè da un clinico esperto, cioè un clinico che ha avuto tanti casi di Navident, ha proprio la funzione di facilitare la curva d'apprendimento al collega, andando a trasferire una serie di soluzioni cliniche che permettono al collega di acquisire velocemente la capacità di utilizzare il Navident. Come tu sai, noi lavoriamo attraverso i Master Clinical Trainer. I Master Clinical Trainer svolgono questa attività di certificazione, certo, che costa €500 più IVA. Alla fine del corso di certificazione si partecipa, decide di acquistare il Navident e quindi di avere il costo defalcato rispetto al prezzo d'acquisto, oppure decide di non comprarlo e di aver speso €500 più IVA, però aver acquisito delle conoscenze e una modalità chirurgica nuova che rappresentano per lui un bagaglio culturale sicuramente molto interessante. È evidente che spendere questi €500 più IVA rappresentano un buon investimento per il clinico, perché un conto spendere €25.000 per comprare un apparecchio che poi io metto in un angolo e non utilizzerò mai più. Un conto spendere €500 più IVA era andare appunto a lavorare su pazienti insieme al Master Clinical Trainer e capire quindi nello specifico se nelle sue mani il Navident lavora oppure no. E quindi questa è la logica del corso di certificazione. Attraverso questa esperienza il clinico ha la libertà di scegliere quello che lui ritiene più funzionale e più conveniente al suo lavoro. Paolo, andiamo alla slide successiva. Certo. La slide successiva mostra invece
un'altra modalità di lavoro che è legata al secondo quadrante, cioè al quadrante che si posiziona in alto a sinistra del paziente. In questo caso, come vedi, il posizionamento del paziente è supino ed è praticamente un posizionamento che permette al clinico che sta guardando lo schermo della MacBook Air di accedere relativamente con facilità a questo secondo quadrante. Come noti? No, questo è il terzo, non è il paziente, non è questo qua, dove lui sta posizionando, lavorando adesso, non è il terzo quadrante? No, questo, lui sta lavorando sul mascellare superiore sinistro, quindi sta lavorando sul secondo quadrante. Allora, fammi una cortesia, se io ho la testa, dividiamo in quattro, il primo quadrante qual è chi è? Il primo quadrante è in alto a destra. Ok. Secondo quadrante in alto a sinistra. Il terzo quadrante è in basso a sinistra e il quarto quadrante è in basso a destra. Perfetto. Abbiamo detto che lavorare sul primo e quarto quadrante per un destreamer non rappresenta un problema. Abbiamo detto che per il secondo quadrante per un destreamer non è un problema, e lo vediamo come è stato gestito dal dottor Ortone, che pone gente supino, posiziona il Joe Tag più verso destra in modo che possa essere letto dalle due telecamere e quindi riesce a lavorare ancora una volta con due mani, non con una sola mano, direttamente utilizzando la destra. Abbiamo detto invece che per quanto riguarda il terzo quadrante la soluzione suggerita è quella di poter passare il manipolo dalla mano destra alla mano sinistra e di utilizzare sempre la mano destra per guidare il mandrino in asse rispetto all'impianto che è stato progettato. Certo, ok, perfetto, sì, scusa. Ok, andiamo avanti. Ok. Allora, cerchiamo adesso di capire perché gli implantologi possono scegliere il Navilent, ok? Allora, sono tre, secondo me, le aree su cui l'implantologo può scegliere il Navident. Innanzitutto, il Navident aggiunge il senso della vista al tatto nei protocolli flapless. Cioè, oggi, se il clinico lavora in modalità flapless, può decidere di lavorare a mano libera, può decidere di lavorare con una dima chirurgica. Ma in entrambi i casi, lavorando a cielo chiuso, non è in grado di capire quello che sta succedendo in fase, nella zona anatomica sottostante alla sua osteotomia, perché chiaramente lavora a cielo chiuso. Il grande vantaggio del Navident, così come di un GPS che guida e ti orienta, no, su una cartina geografica, è quello di darti accanto al tatto, perché tu lavorando senza dima chirurgica riesci a mantenere il senso del tatto vivo, perché riesci a capire la densità dell'osso, riesci a capire, diciamo, la facilità o la difficoltà dell'osteotomia. Accanto a questo senso, che come sai con una dima chirurgica non c'è, perché c'è l'attrito dell'inserimento, della presa e poi dell'impianto attraverso la dima chirurgica, che falsa anche le valvole di torque per quanto riguarda la stabilità primaria dell'impianto. Quindi accanto al senso del tatto proprio della chirurgia a mano libera aggiunge il senso della vista, perché tu ti rendi conto esattamente quello che stai facendo, perché stai navigando e stai facendo una chirurgia dinamica. Questo è il primo aspetto. Interrompo un secondo, ma allora il Navident lo facciamo sempre, lo consigliamo di farlo sempre in tecnologia flapless, o se uno vuole aprire e fare un lembo lo può fare? Bella domanda. Il Navident non condiziona le scelte del clinico, perché la scelta è una scelta del clinico in cui il Navident non c'entra assolutamente niente. Il Navident lavora sia a cielo chiuso sia a cielo aperto. Perfetto. Per cui è chiaro che evidentemente laddove è possibile, sempre possibile, quando ho il nostro, diciamo,
con un volume ridotto, modificare l'impianto e lavorare in condizioni flapless può aggiungere valore, soprattutto anche dal punto di vista di mini-invasività per il paziente. Ma è vero, e non è sempre detto, così come non è sempre detto che io debba pianificare gli impianti utilizzando il software di pianificazione con il Navident. Se io ho un ospite basale spesso, io posso anche andare a utilizzare il Navident come il GPS, cioè vado a fare lo studio e nel momento stesso che faccio lo studio mi rendo conto di quello che sto facendo. Per cui certo, il Navident non condiziona le scelte cliniche del medico, che da una parte e dall'altra. Qual è il secondo aspetto importante legato al Navident? Navident non necessita di dire kit chirurgici dedicati. Il paradosso della chirurgia guidata statica è che, pur essendo precisa, pur essendo valida, pur avendo tutta una serie di soluzioni positive per il medico e per il paziente, viene utilizzata dall'1% degli implantologi a livello mondiale, in modo continuativo. Perché? All'ultimo, perché necessita di avere una dima chirurgica, necessita di avere un kit chirurgico dedicato. E quindi questi due aspetti decadono automaticamente. Poi, in ultimo, dove appunto il paziente medico abbia la COMBIM in studio e quindi non debba riferire a un centro radiologico terzo, il Navident permette l'implanto protesi in un unico giorno. Oggi il valore maggiore l'ha sul tempo, sia dal punto di vista del paziente sia dal punto di vista del medico. Se io come medico posso offrire al mio paziente una diagnosi immediata, magari attraverso la mia COMBIM, e posso offrire un strumento di chirurgia guidata dinamica in tempo reale, permettendo di chiudere il piano di trattamento in un'unica seduta invece di dilazionarlo in 3, 4, 5 sedute, questo rappresenta un grande valore aggiunto, non solo per me come medico, io aumento la mia produttività e quindi aumentando la mia produttività aumento la mia ricchezza, ma chiaramente per il paziente che riesce a gestire interventi di chirurgia in tempi più rapidi, ma con il livello di precisione di diagnosi e di produzione dinamica che chiaramente sono di altissimo livello. Certo. Se tu vai avanti, c'è la slide su perché, diciamo, i pazienti, laddove no, possono in qualche modo scegliere anche loro, scelgono il Navident. E riduzione dei tempi di trattamento, riduzione dei costi, migliore risultato protesico rispetto alla chirurgia a mano libera. Non dimentichiamoci che l'aspetto più importante della chirurgia guidata statica è la qualità della protesi. Questo è l'elemento che comunque porta un clinico a scegliere di fare una chirurgia guidata statica. Questo aspetto, che è fondamentale, rimane assolutamente vero anche per quanto riguarda la chirurgia guidata dinamica, perché il risultato protesico che io andrò a realizzare sul paziente è un risultato che esteticamente e funzionalmente sono stato in grado di progettare attraverso questa operazione di reverse engineering legata, diciamo, alla pianificazione e poi alla chirurgia dinamica, che mi garantisce quindi quel risultato protesico che è il motivo della soddisfazione del paziente e quindi motivo di passaparola, motivo di pubblicità e motivo di crescita nel mio studio. Questi sono gli aspetti che possono portare il clinico a interessarsi alla chirurgia guidata dinamica. Se tu vai all'ultima slide, l'ultima slide appunto termina con i contratti.